Negli ultimi anni i problemi di attenzione e concentrazione sono diventati sempre più rilevanti negli adulti, nei bambini e negli adolescenti. Molti fattori confluiscono nello sviluppo di questo disturbo, ci sono fattori individuali, familiari, uno stress prolungato, ma anche traumi, tra cui lutti, separazioni, eventi dolorosi che possono, a causa di disturbi depressivi anche transitori, diminuire i tempi di attenzione e di concentrazione. Quando si manifesta da bambini è estremamente importante la psicomotricità psicomotoria perché aiuta attraverso il gioco e la relazione a acquistare dei tempi attentivi sufficienti e anche a trovare delle strategie e delle funzioni per poter migliorare la concentrazione che sono indispensabili sia nelle attività scolastiche che nella lettura o in tutte le attività a cui noi vogliamo dedicarci. Negli adulti le soluzioni sono molteplici perché molto dipende dalla causa, ma possono esserci naturalmente interventi di tipo farmacologico con integratori nutraceutici, farmaci tradizionali, ma anche in una psicoterapia psicoanalitica o un'analisi e tutte quelle attività che favoriscono una propriocezione, che è una propriocezione motoria ma anche interiore, attività come il Pilates, il Tai Chi e anche proprio la ginnastica propriocettiva. Nei bambini fino agli 8 anni d'età la psicomotricità è particolarmente importante anche perché fa da contraltare rispetto a un bombardamento continuo di informazioni, richieste, ma anche social, oltre che scolastiche e familiari, che chiedono performance sempre più alte e che inducono una grande fatica e paradossalmente in questo modo si ha una riduzione dei tempi di attenzione e di concentrazione proprio per uno stress prolungato. È quindi importante conoscere il fenomeno, individuarne le cause e provvedere con la giusta terapia. La famiglia e la scuola possono essere senz'altro alleate in quest'opera e in questo aiuto dei bambini e degli adolescenti. Gli adulti, naturalmente, sapendo che questi problemi possono esistere, possono in autonomia rivolgersi ad uno psicoanalista per una valutazione.